Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game, siamo qua con l'episodio 21 della nostra partita con Manfred, andato in onda la sera, non alle 3 di pomeriggio, perché sono andato a fare una fiera in questi giorni al lavoro e quindi ho avuto davvero pochissimo tempo per registrare, però sono riuscito a leggere tutti i vostri commenti. Innanzitutto, secondo voi per quanti turni resisterà Rupe Nera? Non si sa. Dunque, avevo chiesto cosa succede se faccio pace con un alleato militare e voi direte che cavolo, non lo sai. No, sapete perché? Perché io gioco a Total War da Rome 2, cioè scusate, da Rome 1, e non ho mai avuto un alleato militare, perché secondo me il gioco si chiama Guerra Totale. Quindi io normalmente gioco esattamente come abbiamo fatto la partita con Gringor, da solo, ammazzando tutti. Qua volevo provare qualcosa di diverso, anche perché all'inizio non eravamo nelle condizioni di attaccare tutti quanti come abbiamo fatto con Gringor. Dunque, cioè vi stavo chiedendo cosa fare con la pace. E appunto, gli alleati militari rimangono in guerra anche se io faccio pace, come mi ha detto sia Liana che Fabio. Allora, stavo pensando di far pace, ma non con i nani, quelli principali, quindi questi qua, che ora sono grado di forza 2, ragazzi, cioè sono devastanti, sono la cosa più forte che c'è. Ma di fare pace con questi qua a sud, quindi quelli con cui sono in guerra io, dovrebbero essere. Allora, questi qua, eccoli qui, e questi da questa parte. Allora, io farei pace con loro, e in teoria questi qua non sono molto espansivi, quindi non dovrebbero rompere le balle tanto a Gringor. Lui invece sì, quindi farei pace appunto con questi qua. Vediamo un po' quanti soldi mi riesco a prendere, perché secondo me questi sono messi talmente male che mi pagano una quantità abominevole di denaro. Proviamo tipo, non lo so, vabbè, 9.000 probabilmente no, 7.300. Bassa 5.000, alta, vediamo se c'è qualcosa di mezzo. Moderata, proviamo. Ha rifiutato. La facciamo noi custom. Pagamenti, mi dai qualcosa a metà, quindi direi, non lo so, 6.000. Cosa dici? Hanno accettato, mi è andato 6.000 ducati. Che poi non sono ducati, sono unità di magia nera, ma visto che noi siamo giocatori di Europa Universalis 4, li chiamiamo ducati. Ok, fatto pace con quelli, farei pace anche con questi, che tanto non ci interessa. Grado di forza 10. Purtroppo Gringor non riesce a tenere testa tutta sta gente. Grado di forza 19, ma la cosa che davvero mi stupisce è che noi questi qua li abbiamo massacrati. Io ho distrutto tutte le città. Erano arrivati a non avere niente, sono diventati grado di forza 2, ci hanno addirittura superato. Ok, che la difficoltà è ardua, ma questi qua hanno un'economia spaventosa. Piccola parentesi, ho guardato com'era l'economia al turno 90 con i Pelleverde e, mio rammarico, avevamo 4 eserciti da 20 pieni di orchi neri. E quindi minimo avevamo il doppio degli introiti rispetto adesso. Però vabbè, questa è un'altra storia. Allora, facciamo pace con questi Very tizi, vediamo un well. po'. Say Anche what lui you vuole far must, pace. vampire, but I make no promises. Ah, non mi fai promesse, vediamo un po'. 1.800, alta. 2.800, bassa. Moderata, proviamo così. Perfetto. 2.300, quindi ci siamo fatti 8.000 ducati facendo pace con questi tizi. Allora, vediamo un attimo. Mi avete suggerito di dichiarare guerra a questi nani qua. È stato legione. Dichiarare guerra ai nani verdi, quindi a questi due per migliorare le relazioni con l'impero. Di sicuro è una cosa buona, perché l'impero proprio li odia. Il punto è che non so se sia il caso di farlo. Adesso noi siamo in guerra solo con i principati di confine che non esistono e questi nani. Non siamo ancora in guerra con il caos, come mi avete fatto notare. Mi avete detto di costruire le mura qui in alto. Potremmo investire questi soldi nella costruzione di quelle mura. Se no, potremmo migliorare un po' questo esercito qua. Potremmo migliorare questo esercito qua e renderlo un attimino più interessante. E tipo buttar via qualcuno e reclutare qualcun altro, fare un'evocazione dei morti. Ad esempio, qua di forte che possiamo prendere ci sono le ombre dei tumuli, da qualche parte ci sono, questo giro mancano, questo giro mancano. Però ci sono queste qua grandi armi che non sono assolutamente male. Mi avete detto di prendere gli orrori delle cripte, pigliamone uno. Poi io butterei via questo. Allora, facciamo così, questi due. Sì. Alla fine non ho preso su nessuno. Cos'è che avevo preso questo? Poi possiamo prendere
Questo è questo, direi, perché forse quello che ci serve un po' di più è la fanteria. Cavalleria siamo messi abbastanza bene, direi. Anche se forse possiamo prenderci un altro carro e un altro di questi, perché vorrei mischiarlo con quello là. Vorrei mischiarlo con quello lì per fare un altro esercito abbastanza degno. Quindi iniziamo a prendere questi, butterei via magari altri due di questi. E ci possiamo prendere questo, che lo diamo all'esercito di là, e il carro, questo qua. Ok, allora con questi qua andiamo su e poi li mischiamo da quella parte. Molto bene. Poi mi mettete di fare le mura ovunque. Allora, le sto già facendo qui. Non abbiamo i soldi per farle là sopra, ma per adesso va bene così. Quindi direi che qua la situazione è abbastanza a posto. Ok, ci siamo. Allora, devo salutare Hack, ciao Hack, poi vediamo che altre cose mi avete detto. Duccio di far la pace con i soldi, l'abbiamo fatta. Evil mi ha detto di mandare gli uomini e bestie verso nord contro il caos quando ci saremo in guerra, quindi al momento potete benissimo restare lì perché loro sono immuni al caos. E volevo dire in generale che mi è piaciuta la vostra reazione a quello che vi ho detto in merito al non mi piace che avete messo non che avete messo voi, comunque il non mi piace che ho visto sotto il video di Cosax. Allora, qua non possiamo più muovere nessuno, abbiamo mosso tutti, abbiamo fatto le nostre mosse diplomatiche, quindi direi che siamo assolutamente a posto. Potrei spendere un po' di soldi per reclutare qualcun altro, ma più di così non possiamo prenderli, poi sennò gli introiti diventano troppo bassi. Vediamo se posso costruire qualcosa per migliorare un po' l'economia. Allora, qua in teoria ci va questo, che migliora i vari animali che andremo a prendere. Ci mette 5 turni a essere costruito, mi sembra. Quindi non lo facciamo adesso. Però mi avete detto di migliorare questo qua. E lo facciamo subito, così possiamo prendere l'ombra dei tumuli. Direi che non spendiamo di più perché potrebbero servirci. Allora, qua abbiamo due eserciti abbastanza importanti da far fuori. Questo qua di Tolgrim che è 20, 20 per 20. E anche questo qua che è un 20, 18. Quindi non lo so, anche perché loro conquisteranno questa e poi chissà che cavolo succede. L'ultima cosa diplomatica e poi lasciamo il turno. Vediamo se riusciamo a convincere lui a dichiarare guerra ai nani. Partecipa a guerra contro questi. Niente, bassa. Perché in realtà questo esercito qua può far comodo per fermare questi tizi qui. Io ci provo, ragazzi. Investiamo quello che ci è rimasto, tutto quello che abbiamo per fare questo. Tutti i soldi che ho per cercare di buttarlo in guerra. Non sono sufficienti, allora non facciamo niente, ma tutti quelli che ho, vediamo cosa dici. Niente, basta. Non possiamo fare praticamente niente. Allora facciamo un piccolo regalo a lui. No, devo averne minimo 2000, quindi niente, lasciamo perdere, basta così. Cambio turno, vediamo un po' cosa succede. Mi avete detto di non dimenticarmi di fare gli incarichi, sto facendo il più possibile, purtroppo però adesso questi mi attaccano. Allora, sta battaglia io non so se siamo in grado di combatterla. Abbiamo unità decisamente scarse, però ci proviamo lo stesso, così facciamo la battaglia. Purtroppo l'altro esercito non sono riuscito a avvicinarlo più di così e l'unica unità particolare che potevo prendere era questa, quindi abbiamo reclutato il reclutabile. Con lui qua, adesso vediamo. Tra l'altro, sapete che ho il dubbio che questo l'abbia fatto mentre non registravo, cioè reclutare questo? Non ne sono sicuro. Allora, dovrebbero arrivare i rinforzi. Noi siamo in difesa, ok? Con i rinforzi la cosa dovrebbe decisamente migliorare. Io direi che stiamo in salita. Tanto loro sono più lenti di noi, quindi giochiamo d'azzardo che 8 fa schifo. E me ne starei qua così. Qua così davvero. Aspettiamo i rinforzi che arrivano lì, li facciamo camminare. Inizia lo schieramento. Adesso li ho messi assolutamente a caso, chi se ne frega, tanto il nemico sarà lontano qua. Ad ogni fare inizia la battaglia. Facciamo inizia la battaglia, dai. Allora, qua pigliamo questi, li mettiamo davanti. Poi questo qui e questo qua. Il nostro iper mega mago qui. I cani qui nascosti. Bene. Voi venite su.
aspettiamo che arrivino su. Noi siamo in difesa, ricordatevelo, quindi dobbiamo cercare di sfruttare questa cosa. Ok, vediamo se riusciamo a chiuderli, cioè attaccare sia da sopra che da sotto. Quindi questa qua è la nostra guarnigione, vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere. Però dobbiamo dare il tempo ai nostri di avvicinarsi, quindi con questi ritardiamo il più possibile l'assalto. Ok, questi ora li manderei qua. Vai. Ah, tutte e due proprio. Andate qua. Andate a far fuori quello subito. Questi sono molto lenti, quindi direi di proprio approcciare così. Adesso qua potrebbero spararmi dall'alto. Cioè dall'alto, con... Vediamo, no. Mi hanno mancato, per fortuna. Allarghiamoci. Qua mandiamo i cani da questa parte. Ok, questi qua sono morti. Vabbè. Decisamente deboli, però vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ovviamente non era il caso di mandarceli sopra, però mi aspettavo resistessero un cicinino di più. Aspettiamo perché sti zombie sono troppo lenti. Voi tornate giù. Allora, calma un secondo, pigliamo gli zombie. Gli mandiamo la carica. Questi qua in teoria sono corazzate, però mandiamoci comunque questi qua all'assalto. Questi sono solo 4, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E qua dobbiamo prepararci a subire di brutto. Allora, vediamo un attimo, tu che magia hai? Solo questa, niente. Aspettiamo che facciano loro il lavoro, insomma. Poi continua ad attaccare questi. Poi ora che ci arriviamo li perdiamo tutti, ragazzi. È una cosa scandalosa. Però, d'altronde, come cavolo li attacco? Barbalunga. Vai, carica. Allora, vediamo se riesci. Io ti manderei qua. Magari hai poche capacità, ma qualche capacità potresti avercela. Per fuori questi cani dove sono? Vai, attacca questo. Forza. Qua è più uno scontro uno contro uno, quindi probabilmente perderemo dovunque. Dai, perché non me lo fai? No. Resistete il più possibile. Cosa possiamo fare? Abbiamo delle unità davvero scarsissime, ragazzi. Ok, vai a attaccare questo. Spero di non perdere la città più che altro. Dai, forza. L'unità è stata annientata. No, non hai magia. Perché c'era il... No, non c'è speranza di fare nulla dal mio punto di vista. Qua con i cani ce la siamo cavata bene. Attacca questi che magari... La situazione migliora. Tu hai ancora un cannone? No, non ce l'hai più, quindi chi se ne frega, li hai abbandonati. Ah, non sono cani, che idiota, sono cavalli. Comunque, vabbè, lo stesso scopo. Siamo riusciti a fare qualcosa di serio contro questi? Dai, su. Forse ce la facciamo, eh. Ok, pigliamo i cavalli. Hanno fatto quello che dovevano fare qua. Carica da dietro su questi, per forza. Ok, questi qua li abbiamo mandati tutti in fuga. Voi tre, voi quattro dovete farcela da soli, cioè.
Lasciate i cavalli in pace che hanno un altro compito. Qua ci conviene ritirarci perché sennò mi fanno fuori il Lord. Anzi, probabilmente me lo faranno fuori. Via. Queste qua sono cavallerie con lance, quindi sono per la carica, non da combattimento. Proviamo a fare una carica qua. Sperando che non si incastrino qui. Non dovrebbero. No, niente, questi qua sono pure tornati dalla fuga, quindi questa battaglia ovviamente era impossibile da vincere. Cioè, probabilmente si poteva in qualche modo, ma io suonerei la ritirata, perlomeno con te. Andiamo ad attaccare lì. No, ritirati anche te che magari non scappi. Cioè che magari non scappi. Ok, la ritirata non si fa in mezzo ai nemici. Sono spiombati via tutti. Achievement, bravo in tutto, maestro in qualcosa. Va bene, termina battaglia. Avevamo una superiorità numerica pazzesca, ma vedete che non c'è assolutamente paragone. Cioè, probabilmente metà del loro esercito, non dico avrebbe vinto lo stesso, ma ci avrebbe probabilmente decimato l'esercito. Adesso con questi numeri è impossibile. Sarebbe stato impossibile vincere. Sconfitta decisiva. Tutti morti ovviamente. Morti tornano in vita. Quindi quali? Arma, flagello e questo qua. Boh, non lo so. Adesso vediamo cosa ci fanno alla città. Vabbè, questa qua ragazzi ovviamente non la sto a combattere. Speriamo non me la distruggano, perché sarebbe davvero un problemone. Niente, l'hanno proprio rasa al suolo. Accidenti. Non potevamo farci nulla. Più veloce di così non potevo fare e ho reclutato quello che potevo reclutare. Adesso si stanno muovendo anche questi. Gli orchi si sono messi qua. Fallimento. Questo qua mi hanno rubato qualcosa. Va bene. Fazione distrutta, principati di confine. Tecnologia ricercata. Oh, molto bene, abbiamo finito la tech. Allora, siamo arrivati qui. Signore del fiere. Quindi il mantenimento di quelli lì è più basso, ottimo. Questo qua armatura, direi di puntare molto su questa bestia qua sacra. Ma prima di vendicarci di questi stronzi, perché quello che andremo a fare è proprio questo. Io vengo qua anche in marcia forzata, fammi pure quello che vuoi, ma adesso dobbiamo venire lì in marcia forzata. Accidenti, quella città, tra l'altro Essen era piena di cose, c'erano un sacco di costruzioni, accidenti. Questo è davvero, davvero un peccato. Allora, la Tilea. Questi qua hanno un sacco di roba. Questo esercito da qua lo spostiamo. Attacchiamo questa, la battaglia in questo episodio l'abbiamo già fatta, quindi... Boom. Comunque sono stati stupidi, potevano razziarmela. Invece l'ho razziata. Reggimento sbloccato. Oh, molto forte, bene. Ti puoi muovere? Sì, vieni di qua. E potenziamo lui. Forse si poteva fare anche prima. Abbiamo due punti abilità da mettere. Allora, questo qua. Il sole porpora. Andiamo a sbloccare subito il sole porpora. Perfetto. E razia. Possiamo potenziare anche il re degli spettri. Abbiamo deciso di tenerlo qua. Allora, gli darei il cavallo, che di sicuro aumenta un po' di qualità in battaglia e lo rende anche un pochino più utile. Molto molto bene. Vediamo qua cosa succede. No, niente, rocca. Qua non sono riusciti a prendersela, però per fortuna si sono ritirati qua. Non hanno perso alcuna città. Tolgrim si è spostato fin qui. Tu ti stai rifacendo un esercito in maniera miracolosa, quindi va bene. Tu sei ancora lì così con zero di vita, caspita. Allora, tu sei in... raggio d'azione. Vediamo. Sì. E lo sei ancora? Vediamo. Ah, molto bene.
distrutto del tutto, aumenterei. Farei così, ragazzi. Questo episodio sarà un pochino più corto. Abbiamo ucciso un po' di nani, molto bene. Questi qua sono saliti tutti di livello, ottimo. Allora, io da qualche parte c'ho un mago. Sei tu? Sì, è il necromante, esatto. Allora, prima di costruire in questa zona, lo dobbiamo togliere dal gruppo. Tu più di così non puoi fare. Vediamo se posso fondare la città. Colonizza 4000. Mamma mia. Forse però ci sono tutti gli edifici. Il costo di fondazione di un insediamento qui per soldati dell'esercito. Ah, allora lo posso rifondare subito, ma ci costa 4000. Perché perdo solo 4000, 3000 di questi. Se no lo facciamo il turno dopo, senza perdere tutto, quindi non fare niente. Ci teniamo un po' di soldi, inutile spenderli così. Tanto il far tornare questi qua su costa davvero niente. Allora, lui ovviamente lo potenziamo essendo un lord leggendario mago, da quello che vedo, perché non è che può fare molto altro. Sì, forse c'ha il carro qua. Comunque lo potenzierei da questa parte. Perfetto. Qua non possiamo reclutare nessuno. Qua nessuno di particolare in seguito a questa battaglia. Peccato, ragazzi, che ci abbiano distrutto Essen. Purtroppo più di così, però avete visto che non si è riuscito a fare. 7000 da parte li abbiamo messi, almeno quello. E abbiamo razziato questa città. Il prossimo turno la distruggiamo. Andiamo a distruggere anche questa. Così loro rimangono solo con questa, non credo che possano mantenersi tutti questi eserciti con queste città qui. Quindi, purtroppo, niente, è una battaglia persa. Non credo si potesse fare diversamente, essere sincero. Qua probabilmente vanno a perdere. Perché dietro le mura queste unità, non lo so, Forse questo assedio qua lo interrompono prima o poi. Va bene, direi di interrompere il video qua, facciamo un'ultima cosa prima. Allora, qua c'è il caos che ti sta assediando, mi piacerebbe sapere come è messo tale caos. Vediamo se posso reclutare qualche agente qui. Allora, nessuno dovrà tornarmi in vita la Banshee prima o poi. E quindi basta. Allora, nel prossimo turno rifondiamo Essen e direi che poi siamo a posto così. Vediamo come va qua l'ordine pubblico perché è in discesa sparata, però purtroppo anche con questi edifici costruiti vedo che la cosa non cambia. L'unica cosa positiva è che fra un po' se ne va via la corruzione del caos dovuto all'evento e qua non possiamo fare molto, probabilmente ci sarà un'altra rivolta, però o l'esercito lo teniamo a nord o qui perché il terzo esercito vedete che è un po' difficile da sostenere. Quindi non lo so, forse per il bene del nostro impero ci conviene far pace con i nani. E starcene un po' là qui così. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.